Ritorna Matrimonio a Prima Vista Italia su Real Time dal 13 settembre all'8 novembre per ben 9 puntate. Questa edizione parte al contrario rispetto alle precedenti. Le coppie si vedono già pronti per il matrimonio, per sposarsi al buio. Poi, dopo, si parla di come è avvenuta la loro selezione con gli esperti. Ogni coppia si sposerà in un luogo diverso d'Italia e non, come nella precedente edizione, tutti e tre le coppie assieme. Ma le novità non finiscono qui. Gli sposi arriveranno all'altare bendati. In questo modo il primo loro contatto sarà la voce e tenendosi le mani. Le coppie formate dagli esperti sono Alberto e Sonia, Gianchi e Gian, Alessandro e Valentina. La prima coppia è Alberto e Sonia. Alberto è un osteopata e di notte fa il DJ. Ha 28 anni, mentre Sonia ne ha 27. È disegnatrice tecnica. La coppia fin da subito sembra che abbia abbastanza affinità. Gianchi e Gianna, una bellissima coppia. Lui è di origine domenicano, ma cresciuto nel Veneto. Ha 35 anni, è pieno di vita e solare e lavora come operaio. Il ragazzo si definisce molto romantico. Gianna invece ha 28 anni, quindi più giovane di Gianchi, è laureata in giurisprudenza, è impiegata in un'azienda, ha avuto una serie di relazioni tossiche e cerca il suo principe azzurro. I ragazzi, tolto le bende, rimangono entrambi basiti, hanno la stessa chimica e hanno una forte attrazione, quindi un buon inizio per questa avventura. L'ultima coppia è Alessandro e Valentina. Lui ha 26 anni, è un programmatore informatico e Valentina ha 29 anni, impiegata in una agenzia di viaggi. Rispetto alle altre due coppie che abbiamo visto, quest'ultima coppia si nota meno complicità tra i due, ma ovviamente la prova della loro relazione sarà il percorso e il viaggio di nozze. E a voi, vi piace questo reality e vi sposereste con un perfetto sconosciuto?